Ciao a tutti, gameroni e dormiglioni, come state? Spero tutto bene. Quest'oggi proveremo a sfidare nuovamente la sorte con Fall Guys. Riusciremo a raggiungere nuovamente la vetta? Non si sa, non si sa. Io nel dubbio vi metto subito i miei social, mentre facciamo partire la ricerca della partita. Se vi va di seguirmi, mi trovate anche sul primo canale, Luca ASMR. Mi trovate anche su Instagram, TikTok e Twitch, trovate tutto in grafica. Allora, quest'oggi, come vi dicevo, cerchiamo di replicare quanto fatto settimana scorsa, insomma nell'ultimo video che, se mi ricordo, vi lascio in alto. Ero riuscito a raggiungere la posizione della vittoria. Vediamo se anche oggi riesco a raggiungere tale obiettivo oppure no. Spoiler, io credo assolutamente di no. Vi anticipo anche che sentirete qualche rumore di sottofondo perché sto registrando questo video in pieno giorno. Purtroppo sono tornato a lavoro e non ho molto altro tempo se non questo in cui sto registrando ora, in cui però passano parecchie macchine, quindi se sentite qualche rumore di fondo un po' fastidioso, vi chiedo scusa in anticipo. Allora, abbiamo le porte. Questo raga non sarà oggi che capiterà, ma nei giorni scorsi sono riuscito per una volta, non tante, una volta a finirlo per primo. Cioè, ho preso tutte le porte correttamente. Non capiterà mai più. Già lo sappiamo, no? Però, insomma, ecco appunto barra 2. Vediamo se riusciamo a prendere. Quasi, quasi. Riesco senz'altro a prendere questi cosi qui che cilindrano in una maniera pazzesca. Allora. Ok, dai, Luca, dai. Settimana scorsa avevo anche anticipato che sarebbe prima o poi tornato Overwatch. Tornerà, solo sto aspettando di arrivare al livello 25 per fare le competitive. Perché, non so se lo sapete, su Overwatch fin quando non arrivate al 25° livello non potete fare le partite competitive, quindi giocate con persone molto brave o molto scarse. Noto anche come perdi alla velocità della luce. E dato che ho comprato il gioco per computer, per registrare i gameplay dal computer, ho dovuto fare un nuovo account e insomma sono ripartito totalmente da zero. Perciò ecco, ci metterò ancora un po', ma magari già per settimana prossima potrebbe arrivare Overwatch. Vediamo, speriamo. Bisogna vedere il tempo che ho per fare le partite e arrivare al livello 25. Vediamo nel frattempo quale seconda mappetta ci proporrà il gioco. Io ho sempre il terrore di aver fatto partire lo streaming anziché la registrazione. Sapete che registro con OBS e insomma il panico è dietro l'angolo. Riferito a settimana scorsa, qualcuno anche mi diceva abbassa di più il volume del gioco. Raga, io ho sentito il video, ma se lo abbasso di più tanto vale toglierlo, e a quel punto un po' nonsense. In quel caso seguite un video ASMR normale, non un video gameplay, perché non ha più senso il fattore gameplay a quel punto, a mio avviso. Allora, questo raga in genere riesco a farlo. In genere anche un po' meglio di come sto facendo ora. Allora, abbiamo già preso due bolle su 15. Dove stanno? Ok. In questo percorso in genere riesco a prenderle abbastanza. Oggi sicuramente non riusciremo a prenderle, ne sono assolutamente certo. Però vabbè, noi ci si prova. Siamo già a 7 però, Allora, andiamo a cercare le altre. Allora, proviamo a prenderle qui. Anche se qui ve lo dico, non mi piace, non riesco mai a prenderle in questo. Sono iper impedito. Ecco appunto, manco una, raga. Vabbè, cerchiamo dove sono le altre. Le altre dovrebbero essere per qui, sembrano per qui. Raga, dai, cioè, vorrei tipo riuscire a finirla questa partitina, e finirla bene. Dai, dove sono? Dove sono ste palle? Rieccole. Ok, allora. Ok. Ne sto prendendo qualcuno, raga. Boh, non si sa dove.
12, 13. No, non l'ho presa io la 13. Porca miseria, porca la miseria. Raga, ho paura di non farcela, ho paura di non farcela. Ok, in genere anche queste riesco a prenderle. 13, 14 e 15. Perfetto. Raga, avevo un po' di timore, ve lo ammetto, avevo un po' di timore di non farcela, avevo un po' di timore di non farcela, ma ce l'ho fatta, meno male, meno male. Cioè, immaginate la partita, questa è una moto, questa è una delle moto di cui vi parlavo prima che avrebbe dato fastidio. Immaginate, sono parte il gioco dicendo spero di riuscire ad arrivare allo stesso risultato di settimana scorsa, noto anche come vincere la partita, e poi perdete al primo o al secondo gioco, cioè tipo... Non sarebbe la prima volta, eh. Non sarebbe la prima volta, lo sapete bene. Ma sarebbe stato veramente tipo... disperation. Disperazione totale. Disperazione totale. Allora, siamo in 25. Che gioco faremo? Non un gioco di squadra, ti prego. Ti prego, non un gioco di squadra. Beh, non potrebbe perché in realtà... Cioè, diventerebbe complicato fare due squadre da 12,5 giocatori. Quindi dovremmo essere salvi ancora per questa sera. Overboard Heroes, avoid falling off the overboard and reach the finish. Allora, questo in genere mi crea dei problemi. Metto le mani avanti. Metto le mani avanti. Ma ultimamente è anche vero che sono riuscito a farlo. Quindi 15. Vediamo. Più che altro il problema... I problemi sono due. Allora, gli altri simpatici stronzetti che cercheranno di spingerti di sotto. E l'altro problema è una parte della mappa in cui bisogna saltare. Ecco, quella che abbiamo qui di fronte, per intenderci. Questa qui. Non quella con gli oggetti che volano, è proprio quella di fronte, che adesso è la mia sinistra. Ecco, questo è uno di quegli stronzetti che vi spingono di sotto. Che te possino. Allora io qui, raga, ho sempre un po' di problematiche. E anche alla parte subito dopo. Ui 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 ui, dai. Allora. Ok. Allora io aspetterei tipo un attimo, perché poi c'è sempre un macello. Ok. Tipo. Ah, ok, l'overboard c'è. Whoop. Whoop. Ok. Allora questa parte qui, raga, anche mi crea sempre un sacco di problemi. Allora aspettiamo che salga. Ok. E ora saltiamo. Ok, Luca. Con la calma si raggiunge tutto. Oh, Luca, Luca, devi saltare ora. Raga. Raga. Il panico mi è andata proprio al pelo, proprio all'inizio. Ui, 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 stavo cascando. Allora aspettiamo che ti... Ok, ok. E ora vado io. Ok. Perfetto, raga, ho avuto paura per un attimo di non fare in tempo. Ho sudato freddo, ho sudato molto freddo, ma ce l'abbiamo fatta anche a sto giro, dai. 3 su 6, sono 6 le mappette se non sbaglio, no? Va bene, mi sento già tipo, diciamo, non un professionista, chiaramente no, ma... Diciamo che posso dire, vabbè, è capitato, non sono proprio iper mega nabbo, anche se sapete che lo sono un pochino. Ma è un dettaglio che teniamo tra di noi, ok? Perfetto, il segreto di Pulcinella. Allora, ma siamo già al round finale, raga. Oh my god, questa non riesco a finirla. Breakthrough Doors, insomma, sostanzialmente è un labirinto. Raga, non sono mai riuscito a manco ad arrivare verso gli stage finali perché c'è sempre qualcuno che arriva prima di me. Quindi diciamo che non ci spero neanche. Porca miseria, come si gioca questa? Whoop. Ok, allora vediamo. Ui, raga, ma dai. No, ma non ce la si farà mai, ve lo dico. Cioè, ma di che stiamo a parlare? Che stiamo a parlare? Vedrete, ora finisce. Ecco, infatti. Non so chi abbia vinto, ma complimenti a te. Questa mappetta per la vittoria non mi piace, raga. Non mi piace per niente. Non mi piace. Non mi piace neanche il suo personaggio. No.
Raga, sto notando però che tipo c'è la grafica un po' tagliata, eh. È possibile? Aspettate. Sì, è possibile. Ora la sistemo mentre cerchiamo i giocatori. Me ne rendo sempre conto super in mega ritardo. Sempre sul pezzo, Luca. Luca è sempre sul pezzo. Allora. Continua. Cerchiamo la partita nel mentre sistemo la grafica. Vedrete un attimo sfasato, raga, ma voi non vi sconvolgerete perché mi conoscete, sapete che faccio casini. E devo impostarlo anche di qua perché ho due schermate, una per farvi vedere i social e una per, insomma, per giocare. E quella che ho sistemato prima, questa qui è quella dei social che vi ripropongo. Seguitemi anche sul primo canale Luca ASMR dove trovate dei video ASMR più classici. Per il mese di agosto ci sono solo live, ma da settembre ritornano anche i video, insomma, che conoscete.
la pazzia di quest'oggi, la pazzia di quest'oggi. Allora rimaniamo in 30, 30 qualificati. Quale mappetta faremo? Ecco, in questo caso potrebbero farci fare una partita a 3, tipo 10 per squadra. Potrebbe esserci la partita, quella in cui bisogna far rotolare la palla di neve. Potrebbe esserci quella in cui bisogna far rotolare la pallina nel percorso ostacoli. O magari è un'altra partita che non è a squadre. La speranza. Next up is... Non si sa. Non si sa. Overboard Heroes. La stessa di prima. La stessa di prima, raga. Panico. Panico. Allora, vediamo se riusciamo a farla meglio di prima. Vabbè, prima l'ho fatta. Parte quell'attimo di panico iniziale. Cioè, iniziale verso metà. È andata abbastanza bene, insomma sono arrivato alla fine, non tra gli ultimi, anche perché in questa mappetta si classificano tutti, se non sbaglio, tutti a parte uno, perché siamo in 30, ne qualificano 29, ma in genere, considerando che ne casca sempre qualcuno per strada, il problema non dovrebbe porsi. Ok, prima serie di ostacoli risolta. Allora io qui preferisco sempre rimanere un pochino indietro, così, e poi sgommare in avanti. Ok, in questo modo. Bene, raga, sto giro non mi fregate più. Ehi, vorrei salire anch'io, grazie. Allora, ok, ora aspettiamo che passi l'overboard. Ok, eccolo. Bene. Allora, salta. Che abbiamo di nuovo questo. Salta. Ok. Salta. Vedo che un po' di gente è già cascata anche. Benissimo. Cioè, benissimo più o meno. Allora. Benissimo, guys. È andata bene. Ok. Dovremmo farcela a questo punto. Sento che... brividi. Ho un po' di brividi. Vai Luca. Ok. Boom. Qualificato, guys. Boom. Iper contento. Anche perché qui non è sempre detto che il flipperone vi butti nel posto giusto. Magari siete troppo spostati e finite comunque in acqua. Anzi, nello slime, che non è proprio la soluzione migliore. Ok, che per il caldo potrebbe essere buono. Ma anche no. Ok, rimaniamo in 16. Ci sarà un'altra partita, un'altra mappetta, oppure ci sarà subito la partita finale. Io spero in un'altra mappetta per renderci le cose un po' più facili alla fine, se ci si classifica. Oh, Jesus. Fruit shot. Sostanzialmente dobbiamo evitare la frutta volante. Raga, questa... qui potrei morirci. Qui potrei rimanerci, perché non riesco sempre a farlo, assolutamente no. Spesso finisco in un loop in cui continuo a essere beccato. Allora facciamo andare giù la frutta iniziale, che è quella che in genere ci frega, ok? Ecco, poi tanto ci prendono dopo. Che problema c'è, Luca? What's the problem? Allora, ci si classifica in 10, quindi se riesco a superarne 6, teoricamente... dovrei essere... Ui, raga, porca la miseria. Ma quando mai? Allora, dai Luca. Porca la miseria, sta frutta. Ok, dai. No, dai, Luchino. Non ce la si farà, raga. Salta, dai. Porca miseria, per uno! Che odio quando è così, raga. Mi frullano in una maniera che non potete capire. Che era, posso capire se tipo io ero ancora, fossi stato ancora a metà percorso, dici vabbè. Ma quando sei proprio lì, l'undicesimo su 10 che passano. Equipaggiamo la targhetta per il nome. Raga, lo sapete, non c'è 2 senza 3. Quindi sento che questa sarà quella della vittoria. Questa sarà quella della vittoria e quindi morirò al primo gioco.
male alle dita, incrociatissime, incrociatissime. Allora, ok, questa riusciamo a farla in genere, questa in genere riusciamo a farla, quindi insomma mi aspetto di farla anche oggi, perché altrimenti, altro che rabbia, altro che ASMR, no, diventa un video di urla. Sto scherzando, potete continuare a guardare questo video tranquillamente anche se siete a letto per addormentarvi. Non urlerò, non urlerò. Allora, un po' di ginnastica prima di partire, giustamente. Bisogna fare un po' di riscaldamento. E via, e via. Allora, dai. Diciamo che siamo in una buona metà di persone, diciamo di sì, oppala qui, ok, ora passiamo di qua, ok, ora abbiamo questi altri anelli rotanti che in genere ultimamente riuscivo a fare senza troppe noie, anche oggi fortunatamente siamo nel team corretto. Vediamo se riusciamo anche a... Raga, stavo cascando, non so se lo avete notato, ma il mio fan... Vabbè, il mio fantapersonaggio stava cascando brutalmente. Allora, però dovremmo riuscire a classificarci. Sì, dai, perfetto. Qualificati, qualificati. Non ho visto in che posizione, ma saremmo stati tipo sui 25-26, credo. Super giù, super giù. Questa era la sedia che faceva casino, credo. Allora, rimangono in 42. Che gioco faremo? Speriamo un gioco. Spero non il match perfect. O perfect match, com'è che si chiama? Sapete che non mi ricordo se è match perfect o perfect match. Forse perfect match. Se fosse quello con l'affare che gira, però mi hanno detto che se salto sull'affare centrale non casco. Quindi nel caso proveremo. Abbiamo le tattiche. Le tattiche. Dai. Oggi è parecchio lento a scegliere le mappette, devo dire. Parecchio, parecchio. Credo che decidano che mappette fare in base ai giorni, perché le volte scorse c'era sempre il come si chiama? Il memory sostanzialmente. Oggi è già la seconda volta che facciamo questo. Abbiamo fatto due volte il l'overboard. Misteri di Fall Guys. Allora, questa ce l'abbiamo fatta prima, vuoi che non ce la facciamo ora? Dai, dai, è lui. Ce la possiamo fare. Allora, sempre sta frutta. Chi ha creato questa mappetta non lo so cosa avesse sognato, aveva probabilmente mangiato pesante la sera prima perché cannoni spara frutta, cioè tipo, boh, dove li hai mai visti? Non si sa. Non si sa. Allora, evitiamo i super pugni. E via. E via. Il piccolo volo. Wii pof. Un piccolo volo per terra. Geniale. Geniale. Ok, vabbè. Ma non dovrebbe crearci troppe problematiche, dai. Siamo tornati un pochino indietro, ma confido nella mia buona sorte, dai. Ok. Ui, 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 ui. Gioca assieme a noi. Allora, e
complicato questo gioco, questa mappa, un filo, ma per quanto complicata, diciamo 7 volte su 10, riesco a portarla a termine. Quindi vorrei sperare capitasse anche quest'oggi. Pinguino, pinguino, vieni qui pinguino, voglio un pinguino, pinguino, pinguino. Vieni qua, pinguino. Pinguino, no, non ti ho preso. Voglio il pinguino. Raga, ho bisogno di un pinguino. Cioè, non so a chi parlarne. Se qualcuno conosce qualcuno ai piani alti, cortesemente mi dia contatto. Ho bisogno di un pinguino. Porca la miseria. L'ho preso. Mollami. Un pinguino, ho visto un pinguino, vieni qui pinguino, piccolino, carino. Benissimo raga, ho preso il pinguino. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, siamo già 17. Dai raga, 23, 24, 25, boom, bingo, classificati. Raga, che panico. Ormai la vivo col panico questo gioco. Ogni mappetta è un'ansia, specie questa, perché poi, cioè, non dipende solo da voi, cioè dipende da quanti pinguini riuscite ad acchiappare, ecco. Non è che, cioè, se non ce n'è diventa difficile, uno può essere bravo quanto vuole, ma ok, ce l'abbiamo fatta raga, ce l'abbiamo fatta. Anche perché se lo prendi troppo tardi magari riesci anche a tenerti il pinguino, ma magari gli altri sono più avanti con il tempo di tenuta, devi tenerlo per 25 secondi, non sono secondi, ma vabbè. E quindi, come l'ultimo avete visto, era da 21, ma qualcuno si è classificato prima di lui, quindi ciccia. Ecco, vediamo, dai raga, che panico. Questa la odio, perché per quanto io tenti di schivarle, prima o poi mi beccano e in genere mi buttano sotto. Ora, una cosa sensata da fare sarebbe quella, da parte di tutti, di non andare a togliere il ghiaccio, così che se disgrazia vuole ti becca. Cioè, non caschi, non casco io, non casca lui, no? E invece vanno tutti sul ghiaccio, cioè va un po' a discapito di tutti, però vabbè, vai a spiegarglielo. Anche perché qui si passa tutti nel caso, non è che dici si va avanti fin quando non ne cascano un tot. Uippa, porca miseria, raga, io corro. Penso che la soluzione migliore sia correre. Poi se ho proprio sfortuna, come in questo caso, mannaggia la miseria, non ci si può fa molto. Allora, l'altro giorno mi ero anche provato a mettere tipo qui, così in un posto, e stare fermo. E all'apparenza, fin quando non arrivano a spingerti, come fa questo simpatico faccia di colpettino di tosse tattico, non ci sono problemi. 3, 2, 1, boom. Grazie al cielo, raga. Grazie. Se fossi cascato, non sarei stato felice. Non sarei stato felice affatto. Allora, rimaniamo in 13. Allora, probabilmente andremo già al gioco finale. Ipotizzo magari quello con l'anello che gira, non con l'anello, con il, non so come si chiama, con quell'asta girevole, avete presente? Vediamo che cosa facciamo. No, non è ancora il gioco finale, abbiamo il tiptoe. Bisogna evitare le piastrelle finte e arrivare alla fine. Siamo in, quanti avevamo detto? 16, 14, forse 14 o 13. E dobbiamo classificarci in 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, siamo in 13. Allora raga, io provo. Ok. Panico, paura. Perché poi iniziano a spintonare sti infami. Semplice strada dritta, immaginate che ridere. Ma come? What the fuck?
si è già classificato perché con una immensa botta di fortuna. Ecco, allora, raga, ok. Ok. Raga, ipotizzo che ecco sarà tipo qui e o si va avanti o si va di lato, però. Quindi è questa. Nulla di più e nulla di meno. Allora rimaniamo in 8. Rimaniamo in 8. E ora ci sarà il gioco finale senz'altro, raga. Magari il monte. Magari il monte. Speriamo. Se fosse il monte. Devo solo ricordarmi qual è RT per prendere la corona. No. Hexagon. Allora questa la volta scorsa l'abbiamo vinta, raga. Speriamo che sia quello in cui c'è più, come si dice, meno gravità, meno gravità. Cerca di stare su il più a lungo possibile, Lu. Tentaci, tentaci, ok? Ce la puoi fa. Uno e via. Ecco, giusto perché cerca di stare su il più lungo possibile, Luca. Subito cascato. Hai capito il senso del gioco, eh? Abbiamo un simpatico che mi ruba le piastrelle. Possiamo fare. Sentimi, bello. Tu non hai capito, ok? Ok. Porca miseria, raga. Qui mi fregano le piastrelle in una maniera indecente. Indecente. Però, vabbè. Noi ci si prova. Tanto, non possiamo fare. C'è gente già più giù del sottoscritto, quindi sotto un certo punto di vista la mia partita l'ho già vinta. Come vedete mi porto avanti con le fandonie. Però ok, ok, andiamo giù. Ok. Ui. Non è ancora cascato manco uno sotto sotto. Riuscirò? Chiaramente no, porca la miseria, raga. Avere un piccolo vantaggio e sprecarlo in una maniera ridicola. Chiamare Luca per informazioni su come seguire questo. Porca miseria, raga, sono cascato. Come un pirla. Come un benemerito pirla. Raga, avrei potuto farcela. A questo giro sento di poter dire che avrei potuto farcela se non avessi delle mani di burro, per non dire di merda. Che rabbia. Vabbè, vabbè. Complimenti Claudio, clap you. Complimenti. Un applauso a te. Bravissimo. Un po' di odio, un po' di odio. Ma complimenti, complimenti. La prossima volta sarò più fortunato. Insomma, fare peggio è difficile, fare peggio è difficile. Io vi ricordo i miei profili social, se riesco a farli partire, eccoli qui. Mi trovate su YouTube con il primo canale, Luca ASMR, dove vi ricordo trovate dei video ASMR più classici rispetto ai gameplay. Mi potete trovare anche su Instagram, dove pubblico un po' del mio disagio quotidiano, non ASMR. Mi trovate anche su TikTok, dove ogni tanto pubblico qualcosa, ogni tanto no, ogni tanto boh. E mi trovate anche su Twitch, Luca ASMR Live, live il giovedì sera alle 23:30. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia per questa mezz'oretta abbondante. Spero di essere riuscito a farvi rilassare un po', a farvi ridere con le mie disgrazie su Fall Guys. E ci vediamo venerdì prossimo, sempre alle 14, con un nuovo video. Ciao!